Secondo me l'arte dovrebbe tornare a fare quello che faceva prima, però te lo dico brutalmente, magari fra 2 o 3 mesi avrò, tra virgolette, anche studiato la cosa, la mia idea, però è chiaro che non dipende da me, questo è un aspetto ulteriore. All'arte gli ha fatto credere di poter agire, a volte fa cassa per il comune, la vicenda del contratto di quartiere è quasi, per certi aspetti, peggiore dal punto di vista economico. E noi ci siamo dentro, il contratto di quartiere è partito, non è Caramaglia, stiamo facendo 17 alloggi. Anche lì c'erano delle situazioni economiche di rapporto col comune che stiamo cercando, su cui sto cercando di cambiare alcune cose, c'è la vicenda del mercato. Cioè purtroppo non si lavora solo su questo, io non sto facendo solo questo, ho altri aspetti. Da qua ho portato a casa tanto, poco, non lo so, ma vi assicuro che io sono andato in regione, poi mi sono detto tutti d'accordo. Però quando gli ho detto, ma guardate che non li voglio più, io non li voglio più vendere, voglio fare 6, non hanno fatto il salto, non è che si sono strappati i capelli, però gli ho detto che cosa adesso io vorrei portarle così. Poco tanto non lo so, vi assicuro che cambiare, cioè portare a casa l'altro, lo posso mettere sul piatto, ma lo trovo estremamente improbabile, lo dico chiaramente, no, lo trovo estremamente improbabile. Proviamo almeno a tornare indietro alla soluzione 12-18, quanto meno quello. Perché queste, cioè io voglio dirti, non voglio spostare su Caramaglia, allora Baitè è un quartiere che è partito, ci sono 20 alloggi, partito. Tra l'altro c'era stata un'inondazione, non so, io non avevo valutato qualche mese fa problemi geologici, non so che cos'è, quindi fermo di cantiere, adesso è ripartito. Ma è partito il contratto di quartiere di Porto e partirà Caramaglia. Caramaglia c'era una situazione di stallo mostruosa, economica, e no, io ci sto lavorando. È chiaro che non è un centro di media. Cioè io ma non è il centro di media, è tra 30 anni, questo è il problema. No, non Paolo. È tra 30 anni. E vabbè, dai, no, come no? Però quando ci ha messo qua. Non è tra 30 anni. Questa è stata l'unica grande contrattazione di carattere urbanistico che è stata fatta negli ultimi 20 anni nella città di Imperia, in cui il pubblico, tra pubblico e pubblico, in cui c'è stato dei vantaggi, diciamo, non rilevanti per il pubblico, perché si è invertita una tendenza in un centro fortemente privatizzato. Questa situazione non può essere paragonata a Caramaglia, a Poggi, a Baitè, eccetera, perché è un'operazione di qualità molto differente, sia sociale che politica che urbanistica. Allora, scambiarla per altre cose è... No, non è che la scambi, dico che le altre cose, Caramaglia, non le altre due. Caramaglia sta in piedi, cioè, quello che traete di fatto... Cioè, Caramaglia non lo fa, io Caramaglia non lo faccio, però non basta, non basta. Cioè, io vorrei mettermi di controllo, devo fare anche il conto, non posso fare. Andare per il conto, fammi capire. E guarda, non c'è un problema.